La lista civica autonomisti ha accolto l'invito del Movimento Politico Autonomo, il Popolo della Famiglia, merito alla raccolta firme per la proposta di legge istituzione dell'indennità di maternità per madri lavoratrici nell'esclusivo ambito familiare. Di cosa si tratta e cosa vi ha spinto ad accogliere appunto questo invito? Allora, buongiorno, io sono Cristina Giacalone Sala e faccio parte della lista degli autonomisti. Siamo qui oggi insieme al futuro sindaco Giorgio Randazzo e ad Elena Di Pietra, coordinatrice per la provincia di Trapani per il Popolo della Famiglia, per proprio promuovere questa raccolta firme, una raccolta firme sul reddito di maternità. Grazie a questa collaborazione siamo qui oggi per incentivare questa proposta di legge. Questa proposta di legge cerca di portare in Parlamento soluzione, diciamo un incentivo per tutte quelle famiglie che vogliono avere figli o che hanno figli, uno o più figli, per i primi 8 anni. È un contributo per i primi 8 anni. Invito la cittadinanza di Mazara del Vallo a venire qui oggi a dare un contributo con questa raccolta firme. Uno dei valori del gruppo degli autonomisti è proprio quello della famiglia, per questo abbiamo scelto questo invito che ci è stato fatto dal Popolo della Famiglia, perché crediamo in questo valore, crediamo che l'Italia, come tutti gli altri paesi europei, si deve allineare, perché molti paesi già europei danno dei contributi per le famiglie, cosa che in Italia manca. Per questo abbiamo sposato questo progetto e rappresento oggi il gruppo degli autonomisti e siamo qui a sostenere Elena appunto e il suo gruppo. Grazie. Giorgio Randazzo, reddito di maternità, sicuramente una proposta interessante. È molto importante, io credo che sia una questione di civiltà in un paese come l'Italia, dove il tasso di natalità è veramente basso. Credo che tra le politiche del governo debba essere primario quello di incentivare la natalità e la costituzione delle famiglie. Quindi da parte nostra abbiamo accolto con molta serenità e con molto orgoglio questa collaborazione col Popolo della Famiglia, perché credo che il nostro progetto, che non si limita soltanto alle elezioni amministrative ma è a lunga durata, a lungo termine, può aiutare questo movimento e questo disegno di legge con i nostri canali a livello nazionale affinché si possa trattare in Parlamento questa importante materia. Ne abbiamo bisogno noi, le nostre madri e tutte le mamme del territorio nazionale, che purtroppo, visto la crisi dilagante, a volte mettono da parte il concetto di famiglia per dare spazio ad altre situazioni come l'ambito lavorativo. Quindi da parte nostra totale solidarietà e totale disponibilità. Rinnovo l'appello fatto da Cristina Giacalone Sala a tutti i mazzaresi affinché possano dare il loro contributo mettendo la propria firma. Andiamo nello specifico del progetto, di cosa si tratta, come funziona? Allora, il reddito di maternità non è, come qualcuno ha detto, un assegno per le donne che non lavorano. Parte invece dall'idea opposta. Le donne, madri, che si prendono cura della famiglia, che si occupano della crescita dei figli a tempo pieno, lavorano. Ed è un lavoro importante, svolgono una funzione sociale indispensabile per tutta la società. Non è soltanto un fatto privato. Siccome oggi le donne sono costrette dalla situazione economica, ma anche dalla cultura di oggi, a lavorare fuori casa. Ci siamo resi conto che alle donne manca questa libertà, la libertà di scegliere. Siamo passati da una condizione in cui le donne erano costrette a stare a casa, costrette, succubi anche di un tipo di famiglia patriarcale dove il marito decideva tutto. Si è passata alla situazione opposta di oggi, in cui le donne sono costrette dalla cultura a lavorare fuori casa e facendo in questo modo spesso devono rinunciare a quella gioia immensa che è una maternità, una gravidanza, il mettere al mondo un bimbo, dare alla luce una nuova vita. Il Popolo della Famiglia con questa proposta vuole rendere le donne libere, quindi non è un privare le donne, non è un riportare le donne a casa, ma è dare la possibilità di scegliere, perché si è liberi soltanto quando si è liberi di scegliere. E noi poniamo questa alternativa per tutte le donne che desiderano in cuor loro
loro, prendersi cura della famiglia e magari rinunciano ad una gravidanza o decidono di abortire per problemi economici, avranno la possibilità, Parlamento permettendo, di aprirsi alla vita con questa serenità, con questo cuscinetto, 1000 euro al mese, per un massimo di 8 anni. Non sono obbligati a stare 8 anni a casa, questo è chiaro, questa è una sicurezza. Poi potranno organizzarsi, rimettersi nel mondo del lavoro, no, cercare la donna col genio, con l'energia, con la carica anche che ha proprio dentro, potrà sicuramente organizzarsi, trovare, inventarsi un nuovo lavoro. Gli 8 anni è un termine massimo che gli dà questa sicurezza di scegliere, se in cuor suo ha questo desiderio, di prendersi cura della famiglia in via esclusiva, a tempo pieno.